Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di Telebari da Roberto Maggi anche in questa domenica di Pasqua, grande pagina dedicata purtroppo al coronavirus. Tanti controlli in strada sia oggi che domani per evitare che ci siano spostamenti che possano in qualche modo causare occasioni di contagio. Intanto andiamo a vedere qual è la situazione epidemiologica. 95 nuovi positivi, un totale in Puglia di 2.904, di cui 913 nella provincia di Bari, 15 nuovi decessi con il totale che sale a 252. Resta stabile la situazione sanitaria dei contagi in Puglia, il numero di casi registrati va letto in linea con il numero dei tamponi effettuati nell'ultima giornata, ben 1.651. Nei prossimi giorni si intensificheranno ulteriormente i test grazie agli investimenti in attrezzature e reagenti fatto in questi giorni dalla regione. Il grosso dei positivi arriva da ambienti sanitario, in particolare sono note le criticità all'interno delle RSA. A Villa Giovanna l'ASL ha dovuto di fatto commissariare la gestione sanitaria onde evitare un'ulteriore diffusione del virus tra gli ospiti. La possibilità dell'esplosione di nuovi focolai è sempre dietro l'angolo. Anche per questo sarà importante non distrarsi in queste festività di Pasqua e Pasquetta. Fare danni adesso significherebbe compromettere il buon lavoro fatto finora. E per l'appunto tra le situazioni critiche ci sono assolutamente le RSA, le case di riposo per anziani, e una lettera toccante è stata scritta dalla figlia di un ospite del Don Guanella, che scrive: mamma è morta il 9 aprile dopo pochi giorni di malattia, aveva 96 anni, patologie non da poco. La sera quando l'accompagnavo nella stanza la salutavo con una frase che era diventata un ritornello augurale: ciao mamma, ci vediamo domani se Dio vuole. Immancabilmente aggiungevo vuole. A quelle parole il lampo di un sorriso le illuminava per un momento lo sguardo e con lei sorridevano gli operatori pronti a prepararla per la notte. Il virus non ha risparmiato mamma, che nell'ultima settimana ha dovuto salire il suo personale calvario. Nella sofferenza sua e nostra, resa straziante dalla lontananza, ci consola la certezza della pietà filiale dei santi della porta accanto, l'attenzione costante del direttore Don Santino, la professionalità del geriatra dottor Tarantino e la dedizione del personale che l'ha accompagnata con uno spirito di servizio prezioso oltre ogni dire. Queste le parole di questa signora che scrive alla nostra redazione per l'appunto su quella che è stata purtroppo la brutta situazione vissuta con sua mamma all'interno dell'RSA e purtroppo di una signora anziana che ci ha lasciato. Parliamo invece delle parole di Pierluigi Lopalco, l'epidemiologo super esperto che guida la task force pugliese. Attenzione al pasticcio di Pasqua, mette in guardia Lopalco. L'Italia lo comincerebbe a pagare fra 15 giorni. Il professore epidemiologo dell'Università di Pisa e coordinatore scientifico della Task Force invita al rispetto rigoroso delle misure di contenimento anche in questi giorni festivi per evitare una ricaduta sull'andamento dell'epidemia in Italia. Gli errori si vedono due settimane dopo, ha spiegato l'esperto, che conferma un andamento lento di discesa della curva, lento ma graduale, ha aggiunto, spiegando che quello che ha stupito che la curva sta scendendo meno velocemente di quanto è cresciuta. In realtà, ha osservato Lopalco, si tratta di un andamento influenzato molto da quello che è successo in Lombardia, perché le curve regionali sono tutte più strette. Ora però, ha concluso, serve continuare a tenere alta la guardia ed evitare errori in questi giorni festivi. E parliamo un po' di questa Pasqua, però una Pasqua che sicuramente ha portato, viste le misure di contenimento, tanti disagi nelle famiglie costrette a non vivere il consueto pranzo di Pasqua con tutti quanti i familiari. Vediamo un po' a Bari Vecchia in particolare come si sono organizzate le famiglie del Borgo Antico nel servizio di Maria Alessia Sforza. Troppo male, male proprio. Il menù però rimane lo stesso? Sì, però non è mai, diciamo, uno si faceva in famiglia, con tanti figli, con tante famiglie di più, stretti, sorelle, mamma, devi rimanere da solo perché non puoi stare insieme. Un po' di pasta al forno, un po' di tagliatella, la lasagna, le orecchiette se qualcuno le gradisce. Si fa l'agnello, anzi non bisogna mettere neanche sulla braccia, la mettiamo direttamente nel forno, vale la pena neanche uscire, che poi è poco il pranzo, capito? Però le scarce al primo si danno per portare i bambini, chi li porterà? Perché non posso andare. Sono i bambini,
segregati dentro, il problema sono i bambini. Noi di volere volare, servizi, le come sono i bambini, lei, messa le scale. Lei come passerà quest'anno Pasqua? Che cosa succederà per voi? Noi ci lamentiamo che non usciamo, e coloro che stanno in un letto, intubati. Dobbiamo restare a casa e ce la faremo. Noi vogliamo solo una cosa, di andare bene per tutti quanto il mondo, di frequentare questa cosa che ci è venuta a tutto il mondo, di stare tutti bene e basta. Ce la faremo, teniamo duro, restiamo a casa, è l'unica cosa che bisogna dire, se no diversamente non ce la possiamo fare se facciamo di testa nostra, ma obbligandoci come lo stanno facendo. Ce la faremo. Andrà tutto bene. Ma a maggior ragione in questi giorni c'è la possibilità di dedicare un po' di tempo alla spiritualità e alla preghiera. Allora ascoltiamo le parole dell'arcivescovo di Bari Bitonto, Monsignor Cacucci, che ha un po' tracciato quella che deve essere la linea anche in questi giorni difficili. La mestizia che ci ha attanagliato il cuore in questi giorni di passione, di crocifissione, di morte di Gesù, che abbiamo ricordato, perché si è trattato anche di vivere la nostra passione, la nostra croce, di vivere anche il senso di morte di questo periodo, a Pasqua si trasforma in speranza, in gioia. Gli orientali così si danno gli auguri a Pasqua: Christos Anesti, Cristo è veramente risorto. Lo dobbiamo ripetere anche noi, dopo aver sperimentato la mestizia, il dolore, la morte di Gesù, ma anche la passione di questi giorni di pandemia. La Pasqua ci dice che la vita prevale sulla morte, e questo annuncio di Pasqua deve rimbalzare nelle nostre strade, anche se sono deserte. E dobbiamo vivere nelle nostre case la gioia pasquale, dobbiamo dire Gesù è veramente risorto, e quindi anche la nostra risurrezione è sostenuta dalla speranza. Una risurrezione che significa cambiare anche vita, mettere da parte gli egoismi, riuscire a far prevalere sul peccato l'amore. E gli auguri di buona Pasqua arrivano anche dal primo cittadino, il sindaco di Bari, Antonio De Caro, che ha dovuto in questi giorni lavorare alacremente per cercare di tenere i baresi in casa. Ascoltiamo però il suo messaggio benaugurale. Normalmente si dice Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi. Quest'anno sarà anche Pasqua con i tuoi. E lo faremo in casa, magari cercheremo tra Pasqua e Pasquetta di organizzare qualcosa di virtuale, un momento in cui potremo aprire le finestre delle nostre case, la porta, magari l'uscio dalla nostra casa, restando dentro per farci gli auguri in maniera virtuale in una giornata che sarà una giornata comunque calda, ci sarà molto sole in questi giorni. L'appello che faccio a tutti è di restare comunque a casa, perché per fortuna piano piano stiamo superando questa emergenza, ma la superiamo se stiamo a casa, altrimenti ritornerà tutto come prima, e non è giusto per chi ha fatto tanti sacrifici in questi giorni. Ed è una Pasqua però di grande solidarietà, e in prima linea l'associazione Incontra, che si sa segue da sempre il problema di chi ha più bisogno e chi è più in difficoltà. Questa mattina sono state donate delle uova di Pasqua destinate ai bambini del reparto di nefrologia dializzati dell'ospedaletto e colombe per medici, infermieri e personale dei reparti che stanno lottando in prima linea contro l'emergenza Covid-19. Prosegue anche l'aiuto per le tante persone bisognose con la consegna giornaliera di generi di prima necessità. L'associazione Incontra serve circa 100 famiglie al giorno, compresi 30 domicili distribuiti in consegne e ritiri dei pacchi della spesa. E nonostante le limitazioni di questi giorni, di certo non mancheranno oggi sulle tavole i dolci pasquali tipici della tradizione barese, grazie alle pasticcerie della città che hanno attivato il servizio di consegna a domicilio e grazie ai consigli delle signore della città vecchia per prepararli direttamente a casa.
Colombe, pastiere, pizze di ricotta e uova di cioccolato artigianali. Quest'anno la domenica di Pasqua sarà diversa rispetto agli altri anni, ma non potranno mancare sulle tavole dei baresi dolci tipici della tradizione. In un momento di grande difficoltà nazionale come quello che stiamo vivendo in questi giorni, è considerata la necessità di adottare ogni tipo di iniziativa per contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19. Le pasticcerie della città si sono attrezzate con le consegne a domicilio. Così sarà possibile ordinare uova di cioccolato e colombe di ogni gusto e riceverle direttamente a casa propria. Noi ci attrezziamo con le consegne. La gente ci chiama, mandiamo le fotografie su WhatsApp e facciamo le consegne. Immancabile sulle tavole della città la scarcella, il dolce pasquale barese per eccellenza, tanto amato da grandi e bambini, e per quanti colgono l'opportunità di stare tra le mura domestiche per cucinare, in una Pasqua più che mai tra i fornelli, alcuni consigli su come preparare questo biscotto di pasta frolla con uova soda incorporate. Con le barese si sa, sono sempre con le uova, che gli deve mettere le uova, dipende, uno sarebbe con lo zucchero, sarebbe quello con lo sciroppo, diciamo noi, sa quella cosa bianca. E poi si fanno quelle normali, la tradizionale, che metti l'uova soda, le cioccolate, guanesine, diciamo, barbecue, sarebbe dei corallini, si mette sopra. Per un chilo di farina, 400 di zucchero, una bustina di pane degli angeli, 4 uova, l'impasto con latte, 100 di margarino, burro, olio, quello che uno gradisce a secondo quello che si trova in casa, perché adesso ti devi adattare con tutto quello che è nel frigo. Mica puoi scappare tutte le volte a comprare dal supermercato. E in questa Pasqua manca anche un po' il pensiero allo sport, al calcio, a quelle cose anche un po' secondarie, ovviamente in questi giorni di tante tante difficoltà e tanti problemi. Noi ci colleghiamo, abbiamo in collegamento su Skype il presidente dell'SSC Bari, Luigi De Laurentiis. Buon pomeriggio e tanti auguri, presidente. Insomma, non è facile stare lontani dal calcio in questi giorni, però è necessario. Ma io ovviamente il calcio manca tantissimo, ma manca tutto il resto, manca la libertà, manca il poter stare all'aria aperta, manca tanto i rapporti umani, tutto il resto. Ovviamente è un momento molto difficile, però oggi vorrei fare proprio un augurio a tutti i tifosi biancorossi, a tutti i baresi per questa di una buona Pasqua, per poter celebrare chiusi in casa. Io mi auguro davvero che tutti possano rispettare le regole che ci siamo imposti proprio per uscire da questo periodo così difficile. Io la passo a casa, non potrò ovviamente raggiungere i miei genitori, anche se mi vivono a pochi minuti da casa, perché voglio responsabilmente rispondere a quello che è il nostro dovere di persone responsabili che passeranno a casa la propria Pasqua. E quindi estendo veramente a tutti i baresi e tutti i tifosi, al nostro sindaco De Caro che si è impegnato così tanto in questo periodo, gli auguri di una buona Pasqua, con l'auspicio di rivederci presto su un campo di calcio a tifare la nostra squadra, e davvero lo auguro a tutti i nostri tifosi e a tutti. Grazie Presidente, le facciamo anche noi i nostri auguri di buona Pasqua, a risentirla. Grazie, forza Bari. Ringraziamo il Presidente dell'SSC Bari, Luigi De Laurentiis, e adesso invece andiamo a vedere quale sarà il meteo in questi giorni. Ovviamente dovremo guardare purtroppo il sole dalla finestra di casa. Coronello, è una Pasqua un po' particolare quest'anno, anzi molto particolare. Quali sono le previsioni del tempo per questi 2 giorni? Sono giornate addirittura particolari, questa di domenica e lunedì, con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche addensamento ma nulla di particolare, qualche foschia e banchi di nebbia nottetempo e primo mattino, i venti sulla variabilità tendenti a Pasquetta verso i quadranti meridionali, le temperature oltre la media del periodo, toccheremo anche i 23-24 gradi. Tutto quanto da apprezzare ovviamente affacciandoci dalle nostre finestre sui nostri balconi e nulla di più. Peggioramento soltanto per martedì, per il passaggio di un corpo nuvoloso, qualche goccia di pioggia per i più sfortunati, ma ovviamente sempre da apprezzare dalle nostre finestre. E poi un peggioramento più deciso dovrebbe essere verso mercoledì, giovedì 22 e 23 per passaggio di perturbazioni atlantiche.
E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. L'informazione di Telebari prosegue sui nostri canali social e sul nostro sito www.telebari.it. A tutti una buona Pasqua e un buon proseguimento di giornata. È offerto da sgservicesud.it. Bentrovati da Nikos di Trevi Meteo. La situazione per la giornata di lunedì, Pasquetta sull'Italia, vede un campo di alta pressione mantenere ancora abbastanza stabilità sulle nostre regioni, anche se verrà indebolito ad ovest da questa zona di bassa pressione presente sulla penisola iberica, che recherà man mano della variabilità. E dal nord Europa giungerà anche una massa d'aria fredda che tra martedì, ma soprattutto mercoledì, arrecherà un calo termico, specie sulle Adriatiche. Lunedì quindi delle nubi medio-alte di passaggio affolleranno i cieli, specie del centro-nord, invece maggiori schiarite all'estremo sud. Pochi gli effetti, solo verso sera qualche goccia di pioggia sull'Alto Tirreno. Possiamo notarlo con la prossima grafica, che ci evidenzia appunto questo passaggio di nubi alte al centro-nord, più compatte verso la serata tra Liguria, Toscana e Appennino settentrionale, con qualche goccia di pioggia, altrove invece clima asciutto. Piovasche in formazione in giornata anche sulle Alpi settentrionali, più sole invece al sud, guardate il quadro termico, ancora primaverile. Valori lievemente in calo rispetto alla giornata di domenica, ma sempre le massime tra 19 e 25 gradi. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app di Trevi Meteo. Il meteo è offerto da sgservicesud.it.